purtroppo in Italia abbiamo un ottimo 25% di persone che stanno lavorando magari in ruoli per i quali non sono assolutamente adeguate. Diciamo che è una sorta di palestra, una palestra professionale all'interno della quale capire cosa migliorare, come migliorare, poi effettivamente eseguire questo tipo di miglioramento. A me piace un po' raccontarlo come i due vasi comunicanti, no? Da una parte lo spazio digitale e lo spazio fisico oggi dà quella prossimità umana, la vicinanza e quindi anche l'interazione, lo scambio, la contaminazione di esperienze. Lo spazio digitale abbatte i confini, abbatte le pareti e quindi rende accessibile l'informazione. Metterli insieme significa rendere tutta la conoscenza molto più amplificata e soprattutto accessibile a chiunque, dappertutto e anche con forme di interazione differenti, anche con linguaggi differenti. Si viene riconosciuti, ogni giorno lo spazio propone contenuti differenti, quindi c'è un palinsesto nell'arco delle 44 settimane in un anno, quindi con contenuti diversi, anche con livelli di profondità differenti. Ci si può registrare agli eventi ai quali si desidera partecipare e assistere a questi eventi che poi vengono anche ripresentati in chiave digitale sulla piattaforma fit.com. Purtroppo le difficoltà dei giovani spesso sono legate ai cattivi consiglieri, nel senso che molto spesso è una questione legata all'orientamento. Questi ragazzi a volte sono aiutati o qualche volta indirizzati magari dalle proprie famiglie, principalmente quando definiscono il loro percorso di studi. Ai ragazzi bisogna dire tanta curiosità, capite e fate le scelte in funzione di quelle che sono chiaramente delle ambizioni, dei desiderata, ma anche in funzione di quello che è il mercato.